Buongiorno a tutti, benvenuti a questo Coffee with Caleffi, il nostro periodico appuntamento di formazione tecnica online. Sono Alessia Soldarini, mi occupo di marketing, prodotto e formazione, tra cui in particolare i webinar e la redazione anche di idraulica. Oggi parleremo di abitazione e domotica e lo faremo grazie alla partecipazione di Equinix, azienda nel settore della domotica dal 2012, appartenente al gruppo SBS. E dal 2019 è anche parte del gruppo Caleffi, che ha acquisito una quota di partecipazione di minoranza nel capitale dell'azienda. Questa acquisizione ha permesso a Caleffi di entrare nel mondo della home and building automation, che risulta ormai sempre più integrato con il sistema idrotermosanitario. Per entrambe le aziende è sicuramente un'opportunità di crescita e di sviluppo, rimanendo legati al marchio del Made in Italy. Come vi dicevo, quindi oggi parleremo di abitazione domotica. È il connubio perfetto per aumentare il comfort e la sicurezza di utilizzo di un impianto, per ridurre i consumi di energia e accrescere il valore a lungo termine del proprio edificio. Abbiamo qui con noi Roberto Rocco di Equinix. Buongiorno Roberto. Con lui Buongiorno Alessia. approfondiremo, buongiorno. Con lui approfondiremo lo standard aperto KNX, indispensabile per trasformare un impianto tradizionale in uno digitale. Toccheremo il tema delle opportunità per il bonus, super bonus 110 ed infine faremo anche un cenno alla direttiva EPBD per la building automation. Roberto Rocco è ingegnere gestionale dal 2012 nel reparto commerciale marketing di Equinix, ha esperienze passate presso società leader nei settori di home and building automation, SBAC e installazione elettrica. Inoltre collabora con molte case editrici e associazioni di categoria su tematiche di domotica, automazione di edifici e SBIC, è relatore di seminari tecnici e convegni sui temi dell'innovazione tecnica, della sostenibilità e dell'efficienza energetica degli edifici. Per quanto riguarda la parte impiantistica e termotecnica, verrà invece trattata da Marco Godi, che come molti di voi hanno già avuto modo di conoscere nei webinar precedenti, si occupa di consulenza e assistenza impiantistica civile e industriale per impianti di climatizzazione. Si occupa di aspetti di progettazione e di risoluzione anche di problematiche pre e post installazione. È redattore anche lui di molti articoli tecnici firmati Caleffi e poi relatore abituale di corsi di formazione tecnici. A questo punto non ruberei altro spazio ai relatori. Vi ricordo che potete porre le vostre domande nel pannello domande che trovate nella barra laterale e al termine della presentazione le porremo poi ai nostri relatori. Roberto, passo a te la parola. Buona presentazione. Grazie Alessia, ne approfitto per fare un ringraziamento iniziale alla società Caleffi per aver organizzato e averci ospitato in questo webinar. E direi che possiamo iniziare sicuramente con due parole sulla società Equinix. È una società, le attività sono iniziate nel 2011, io sono presente dal 2012, quindi dell'anno successivo. Abbiamo presentato i prodotti ufficialmente al pubblico nel 2014, in occasione, per la prima volta, in occasione della maggiore manifestazione del nostro settore, che è Light and Building a Francoforte. Nel 2018 è stata costituita Equinix SPA, quindi inizialmente abbiamo operato da reparto dedicato alla domotica e alla building automation del gruppo SBS. E successivamente con la costituzione dell'SPA siamo diventati una società praticamente indipendente. E l'anno dopo c'è stato un ingresso nel capitale azionario da parte di Caleffi. Che cosa facciamo? Facciamo dispositivi per il comando, il controllo e il monitoraggio degli impianti tecnici in case ed edifici, e quindi con questi realizziamo quelle che oggi sono note come smart home e smart building. I principali settori di destinazione dei nostri prodotti sono sicuramente le abitazioni, quindi il settore residenziale, le strutture ricettive e gli edifici terziari. C'è poi un quarto settore che è costituito in navale, da yacht, e che è in qualche modo assimilabile a edifici residenziali piuttosto sofisticati, di dimensioni medio-grandi, insomma sono edifici viaggianti, potremmo definirli come edifici viaggianti. Questa è la struttura societaria attualmente di Equinix SPA, abbiamo un 51% detenuto dal gruppo SBS, un 49% da parte del gruppo Caleffi, e
Il gruppo Caleffi probabilmente ai partecipanti di oggi è maggiormente noto, in quanto immagino che la parte principale della partecipazione sia fatta da progettisti, da tecnici del settore termotecnico e termosanitario. SDS è un gruppo diversificato con attività in diversi campi, una delle quali è la domotica e l'automazione edifici, ed è quello di cui andiamo a parlare oggi. Ecco, ci siamo fatti conoscere in realtà già l'anno scorso grazie a un'iniziativa fatta congiuntamente con Caleffi, perché in occasione della pubblicazione e della divulgazione della distribuzione del catalogo generale Caleffi, abbiamo inviato il prospetto, che tra l'altro oggi è scaricabile nel formato PDF, il prospetto applicazione H2AC. Questo illustra una serie di esempi di impiego dei nostri dispositivi per funzioni di riscaldamento, raffrescamento e ventilazione, maggiormente dedicata all'edificio di tipo residenziale, ma anche alcuni esempi che riguardano il terziario. Ecco, il nostro payoff, spesso pubblicato insieme al logo dell'azienda, è la tecnologia incontra il design. E che cosa vogliamo dire con questo? Che abbiamo cercato di approcciare il settore della domotica, dell'automazione di edificio, offrendo un prodotto che fosse da una parte all'avanguardia dal punto di vista estetico. E qui vedete nell'immagine i prodotti che restano a vista negli ambienti interni di un edificio. Quindi abbiamo curato in modo particolare questa estetica, però non abbiamo mai rinunciato al contenuto tecnologico, che d'altra parte, essendo un prodotto che deve fare automazione, deve essere presente. Ritorno poi successivamente su questo con degli esempi concreti e tra l'altro degli esempi che riguardano direttamente il controllo degli impianti termici. Naturalmente, oltre ai dispositivi che restano a vista nell'edificio, esiste tutta un'altra serie di dispositivi funzionali che hanno il classico aspetto degli apparecchi modulari per montaggio nei centralini o nei quadri elettrici, con un range di prodotto molto esteso, che non si limita peraltro alle sole funzioni H2AC, ma che riguarda un po' tutte le funzioni che in un impianto di automazione di edificio sono coinvolte. Ecco, torno sul payoff. Questo è l'esempio forse più evidente. Abbiamo realizzato un termostato ambiente che fosse coordinato con i comandi a pulsante e apparentemente potrebbe sembrare solo un prodotto di design, ma in realtà contiene al suo interno tutte le funzionalità che sono richieste oggi nei moderni impianti H2AC. La lista è molto lunga, ne ho riportate solo le principali, ma le approfondiamo poi negli esempi successivi. Abbiamo adottato uno standard, in particolare si tratta dello standard KNX. È stata una scelta tecnica precisa all'inizio di tutto il progetto, quindi negli anni 2010-2011. Desideravamo fare dei dispositivi secondo uno standard che fosse aperto e interoperabili. Il termine aperto è un po' abusato da parte di molti costruttori. Tutti sono aperti, ma il termine aperto ha un significato molto preciso, perché l'ISO ci dice che un sistema è realmente aperto quando le specifiche tecniche sono pubblicamente disponibili. E quindi qualsiasi costruttore, e questo è stato anche il caso di Technics, può, acquisendo le specifiche, realizzare dei prodotti aperti, dei prodotti che sono comunicanti con il resto del mondo. Però non si ferma qui in realtà quello che cercavamo un sistema che fosse anche interoperabile, cioè un sistema nel quale i prodotti di diversi costruttori potessero comunicare fra loro in maniera nativa, quindi senza necessità di interfacciamento. E KNX era soddisfacente da questo punto di vista. D'altra parte, essendo una realtà che è cresciuta nel tempo, ma che è partita da un piccolo gruppo di persone, tra l'altro operanti in provincia, volevamo anche un sistema che fosse globale, e KNX ancora una volta era soddisfacente da questo punto di vista, perché è un sistema di controllo per le case e gli edifici, è un protocollo di comunicazione
fondamentalmente, ma con delle procedure globali di certificazione. Quindi prodotti, centri di formazione e specialisti di questo tema sono certificati a livello globale. Interrompo. In Scusa Roberto se ti particolare, inter... sì, Roberto, scusa se ti interrompo, di... lanciamo magari il sondaggio sul Senz'altro, KNX. senz'altro, lanciamo un sondaggio su KNX perché siamo interessati a conoscere quanti di voi hanno già una conoscenza Abbiamo il di questo sondaggio, stack. così diamo la possibilità anche a chi sta partecipando di, insomma, di farci sapere se conosce già il sistema KNX, se l'ha anche utilizzato. Se lo conosce ma non l'ha ancora utilizzato, oppure se appunto non lo conosce, allora ecco, questa è l'occasione anche per poterlo introdurre a chi magari non ne ha ancora conoscenza. Lascio Questo ancora sono... qualche secondo Sì. per permettere a tutti di votare. Siamo quasi al 70%, vediamo se qualcuno ancora dà il suo voto. Ok, allora guarda, condivido i risultati, Roberto, il Sì. 34% l'ha già utilizzato, il 30% lo conosce ma non l'ha utilizzato e il 36% invece non ne è a conoscenza. Quindi ecco, così magari anche sulla Beh. base di queste informazioni hai la possibilità di sviluppare bene il tuo discorso. Sì, questa è Ti rilascio la un'informazione parola. estremamente interessante. Ti ringrazio, Alessia, perché insomma, se sommiamo chi lo conosce e l'ha utilizzato e chi non l'ha ancora utilizzato, abbiamo un buon 64%. Il che è forse anche oltre a quello che io avrei immaginato rivolgendomi oggi con questo webinar a un campo che non è quello in cui è nato il sistema KNX e l'automazione d'edificio, perché KNX nasce circa 30 anni fa per iniziativa di sette grandi aziende, tutte operanti nel settore dell'elettricità o dell'elettromeccanica. E successivamente è andato poi a conquistarsi uno spazio anche in altri settori. Quindi questo 64% per me è significativo. C'è anche da dire che stiamo lavorando proprio come Equinix e adesso anche grazie al fatto di far parte con la partecipazione Calefi di un gruppo più ampio che opera proprio in quel settore, cercando di farci conoscere e di farci utilizzare, farci conoscere dal 36 che ancora non ci conosce. E farci magari utilizzare dal resto di coloro che non l'hanno ancora impiegato. E qui ho qualche dato, ma non è il caso di soffermarci troppo. C'è qualche dato solo significativo che vi sottolineo. Intanto, essendo un sistema aperto e interoperabile, ci sono 500 costruttori localizzati in 44 paesi diversi, che hanno prodotti interoperabili, cioè prodotti che possono essere messi sullo stesso impianto e comunicano in modo nativo fra loro. E poi sottolineerei anche che stiamo andando verso i 100.000 specialisti, che sono i cosiddetti KNX partner, distribuiti in 171 paesi. Attualmente sono oltre 96.500, e quindi è possibile trovare specialisti della materia in tutti i paesi, a livello globale dappertutto, e questo è estremamente importante per un'azienda che si muove da una provincia italiana. Oggi sul mercato italiano non basterebbe più sicuramente rimanere in piedi, abbiamo bisogno di essere di vendere a livello globale. Quali funzioni? Ecco, il sistema KNX nel suo complesso copre direttamente la maggior parte delle funzioni impiantistiche di un moderno edificio, e c'è anche da dire che per apparecchiature singole o i sottosistemi che non comunicano in modo nativo con KNX ci sono ottime opportunità di integrazione attraverso gateway dedicati. Un altro aspetto, ed è l'ultimo che vi do sul sistema KNX, che è un sistema normato, vale a dire un sistema che è inserito negli standard sia a livello nazionale che europeo dell'Unione Europea, ma anche in altri standard internazionali. Adesso passerei la parola a Marco Godi che affronta il tema del comfort nelle abitazioni. Te la parola, Marco. Grazie, grazie Roberto. Buongiorno a tutti anche da parte mia. Allora, un secondo solo che provvediamo alla condivisione dello schermo.
Secondo solo che, come in tutte le cose, abbiamo qualche piccolo problemino di regia, ma lo risolviamo in tempi rapidissimi. Roberto? Sì, dimmi. No, niente, abbiamo risolto. Abbiamo risolto. Scusate, scusate questa breve interruzione. Vedete tutti il mio schermo a questo punto, giusto? Ok, perfetto. Allora, legato al discorso che vogliamo fare oggi, vorrei focalizzare l'attenzione su un aspetto particolare, ovvero sul comfort delle abitazioni. Cos'è il comfort? Cosa intendiamo quando parliamo di comfort? Intendiamo tutti quegli agi, quelle comodità che il complesso di impianti, di installazioni, di accessori che abbiamo all'interno delle nostre abitazioni ci permettono di rendere agevole, comoda la nostra vita quotidiana. Parlando degli aspetti chiave legati all'abitazione, fino a ieri abbiamo sempre interpretato il comfort come la corretta gestione della temperatura durante la stagione invernale, quindi sostanzialmente che durante il periodo invernale ci fosse garantito una corretta temperatura ambiente. Con l'evoluzione della tecnica, con l'evoluzione delle abitazioni, ci siamo accorti, ci siamo sempre più spostati verso nuove evoluzioni molto importanti. Immaginiamo dove sono arrivati oggi gli edifici, parlando sia di isolamento delle strutture, parlando di trasmissioni, di risparmio energetico. E noi stessi siamo diventati sempre più esigenti. Quindi, oltre a cercare il corretto comfort durante la stagione invernale, adesso cerchiamo un comfort anche legato ad altri aspetti. Quindi sicuramente sulle 4 stagioni avere la corretta temperatura durante tutto l'arco dell'anno, non più solo per il riscaldamento, ma anche per il raffrescamento. Cerchiamo di avere un miglioramento delle condizioni ambientali, specialmente mi duole dirlo in questo periodo dove siamo magari un po' più costretti a rimanere all'interno delle nostre abitazioni, quindi avere un controllo più puntuale, più preciso di quelle condizioni relative all'umidità o alle condizioni dell'aria. Cerchiamo sicuramente di avere una corretta differenza di temperatura fra l'interno e l'esterno dell'edificio, ad esempio, questo soprattutto per la stagione estiva, per non avere eccessivi sbalzi termici che possano crearci dei problemi di salute. Cerchiamo di avere una distribuzione sempre più uniforme della temperatura, sia per quanto riguarda l'aspetto orizzontale, quindi tra tutte le aree del nostro edificio, sia per quanto riguarda l'aspetto verticale, quindi non avere aree, stratificazioni di temperatura differenti all'interno dello stesso ambiente. Si cerca anche di avere un controllo dell'aria, dei movimenti dell'aria, comunque avere meno movimentazione di aria che porta con sé polvere, quindi migliorare la nostra respirazione. E soprattutto tutto questo deve essere fatto nel modo più silenzioso possibile per avere un elevato comfort acustico. Sostanzialmente possiamo riassumere che la qualità e il comfort del nostro abitare si può racchiudere in 2 macro aree per quanto riguarda l'impiantistica: il comfort termico e la qualità dell'aria. Quando si parla di comfort termico, in realtà andiamo poi a parlare di differenti aspetti, legati tra di loro. Andiamo a parlare quindi di sistemi di termoregolazione, quindi la gestione delle temperature di mandata del fluido, quindi la gestione dell'energia che viene distribuita ai vari terminali. Andiamo a parlare di sistemi di emissione, quindi come questa energia viene ceduta agli ambienti e quindi per avere una distribuzione uniforme in tutte le aree della nostra abitazione. E dulcis in fundus, andiamo a parlare di anche un sistema di termoregolazione, questa volta non più del fluido, ma della temperatura ambiente, che è il parametro con cui siamo un po' più a contatto all'interno dell'abitazione. Nello specifico, quando andiamo a parlare di termoregolazione, andiamo a intendere tutti quei sistemi che ci permettono di gestire differenti livelli di temperatura,
differenti livelli di temperatura che possono essere dettati da, come per esempio vediamo qui nello schema, differenti terminali di utenza. Per esempio radiatori, pannelli radianti, i ventilconvettori non lavorano sicuramente alla stessa temperatura tra di loro. Questi sistemi di termoregolazione ci permettono anche di garantire la corretta emissione termica a questi emettitori, quindi magari avere una modulazione durante il periodo di funzionamento in base all'andamento degli apporti gratuiti, della stagionalità, dell'arco della giornata stessa. Se andiamo a valutare che le ore notturne del mattino sono più fredde rispetto alle ore di sole nell'arco della nostra giornata, capite bene che non possiamo avere una regolazione fissa a un valore preciso di temperatura, ma dobbiamo anche avere un qualcosa che si vada ad adattare a questi apporti gratuiti. La gestione di diverse temperature anche a livello estivo e invernale, comunque sistemi che ci permettono di gestire un valore medio di temperatura in riscaldamento, ma anche di gestire un valore totalmente opposto, con una logica totalmente opposta durante la fase di raffrescamento. Questi sistemi ci permettono anche, come vediamo sempre nello schema qui su questa slide, di gestire zone con differenti necessità termiche tra di loro. Può essere anche, adesso qui vediamo l'esempio radiatori, pannelli radianti e ventilconvettori, ma pensiamo anche a due appartamenti all'interno di uno stabile con due esposizioni totalmente differenti tra di loro. Sicuramente avranno fabbisogni termici altrettanto differenti. Parlando di emissione, invece, con questi sistemi, con i sistemi di emissione, ci dobbiamo preoccupare di offrire il corretto comfort termico orizzontale e verticale. Vedete qui nella slide, ho riportato la ormai celebre, definiamola pure così, immagine della curva di comfort termico, dove abbiamo una curva di comfort ideale, che sarebbe la curva B, indicativamente, quindi dove abbiamo la temperatura desiderata tra il mezzo metro e i 2 metri di altezza, quindi dove effettivamente la nostra figura sta, dove c'è bisogno di questa temperatura corretta, e andiamo a confrontarla poi con altre curve che sono degli altri sistemi di emissione. Per esempio la curva A è quella dell'impianto pavimento, che vedete si avvicina molto a questa curva di comfort termico ideale, oppure altre curve come sono la C e la D, che riguardano i radiatori e i ventilconvettori, dove vedete che la distribuzione del calore è meno uniforme, ma è più concentrata nella parte alta rispetto alla parte bassa, quindi effettivamente dove non è proprio necessario avere tutta questa energia termica. Quindi la valutazione di questi sistemi di emissione ci permette di garantire il comfort termico molto elevato all'utente. Alcuni sistemi poi di emissione ci permettono di averlo durante tutto l'arco dell'anno. Molto banalmente, un impianto a radiatori mi permette solo di gestire la fase di riscaldamento. Impianti a pannelli o con umidificazione e trattamento dell'aria ci permettono invece di gestire anche la fase di raffrescamento. Tutto questo con il corretto sistema di emissione poi ci permette di garantire anche temperature di mandata più basse, più consone, e quindi aumentare i rendimenti del nostro generatore di calore. L'ultimo aspetto legato al comfort termico è la gestione della temperatura ambiente, quindi avere la possibilità di avere zone a temperature a programmazione differente, un po' per il loro utilizzo e un po' anche per la loro differente esposizione, quindi sfruttare al meglio gli apporti gratuiti che possono essere apporti dati dal sole piuttosto che apporti dati dall'utilizzo di apparecchiature elettriche all'interno dell'abitazione stessa, evitare che ci siano quindi sovratemperature all'interno dei locali. Parlando invece di qualità dell'aria, è un aspetto sempre più importante con cui ci stiamo confrontando nell'ultimo periodo, anche perché le abitazioni ormai stanno diventando degli involucri quasi stagni, quindi dove non c'è più un ricambio naturale dell'aria che poteva essere considerato il famoso spiffero della finestra. In questo caso, per garantire ottimi standard di comfort, controllare la qualità dell'aria è un aspetto veramente fondamentale. Come lo possiamo fare? Abbiamo due strade percorribili.
La prima, la più semplice, ma comunque molto efficace, è la ventilazione meccanica controllata, quindi una macchina in grado di gestire i cicli di estrazione e reimmissione dell'aria, garantendo sempre aria fresca all'interno dell'abitazione. L'altro step utilizzabile è l'unità di trattamento aria, l'UTA, quindi un dispositivo, un'evoluzione della ventilazione meccanica controllata che oltre a gestire il rinnovo dell'aria ci permette anche di fare delle integrazioni. Molto banalmente, andiamo a vedere il principio di funzionamento di queste due tipologie. La ventilazione meccanica controllata ci permette di ottenere un ricambio d'aria, quindi avere sempre aria pulita, senza odori, con il giusto contenuto di CO2. Tuttavia, non ci consente, proprio per come sono strutturate queste macchine, di effettuare deumidificazione. Quindi non abbiamo un controllo dell'umidità, ma abbiamo solo un controllo della qualità dell'aria ambiente. Ci permette comunque di ottenere un free heating o un free cooling sfruttando determinate condizioni ambientali esterne e comunque sono macchine che sono dotate di batterie di preriscaldamento, di scambiatori interni che ci permettono quindi di non buttare via tutta l'aria calda che viene estratta, ma di fare anche un recupero del calore in modo da ottenere il massimo dal nostro impianto. Queste sono macchine che non hanno necessità di un collegamento idronico, sono macchine che lavorano a sé stanti, parlando di impiantistica. Parlando invece di unità di trattamento aria, è sicuramente una macchina più completa, con dei costi ovviamente maggiori e con dei collegamenti necessari all'impianto idronico, quindi serve un collegamento al lato riscaldamento o al lato raffrescamento, batteria di riscaldamento o di raffrescamento. Sfruttando queste batterie, questi scambiatori all'interno della macchina, è possibile, in più rispetto a quello che fa una VMC, effettuare della deumidificazione o addirittura effettuare un'integrazione estiva e invernale, essendo tutto questo collegato all'impianto idronico. Mettendo tutto insieme, otteniamo questo sistema impianto che è quello che ci permette di garantire il corretto comfort, sia termico, sia che per quanto riguarda la qualità dell'aria all'interno della nostra abitazione. Ma la vera domanda a questo punto è: tutto questo è sufficiente da solo ad offrire il massimo delle prestazioni? Ridurre al massimo i consumi e gli sprechi e aumentare il livello di prestazione del nostro impianto? La risposta è no, cioè lo fa, ma si può ottimizzare. Immaginiamoci molto banalmente una qualsiasi squadra sportiva composta da atleti molto capaci, chiamiamoli anche fenomeni. Ma se non c'è un allenatore, un cervello che li fa ragionare e lavorare e interagire tutti insieme, questa squadra non lavorerà mai al massimo dei suoi rendimenti. Quindi, a questo punto abbiamo visto i vari componenti dell'impianto, andiamo insieme a Roberto a cercare di capire chi può essere il nostro allenatore, il nostro cervello che ci permette di ottimizzare il comfort delle nostre abitazioni. Ti ringrazio Marco, adesso mi appresto a spostare il controllo del webinar, riattivo la mia camera e spero che vediate l'immagine già correttamente. Bene, sì, arriviamo al tema centrale di questo webinar, cioè la transizione in corso fra l'impianto di tipo tradizionale e l'impianto di tipo digitale. Due definizioni, giusto per inquadrare l'argomento. Intanto, questa transizione digitale è avvenuta in buona parte dei settori che conosciamo. Io dichiaro la mia età dicendo che ho fatto tempo a vedere i dischi in vinile, poi a un certo punto sono arrivati i compact disc, quindi si è digitalizzata la musica, e adesso ho assistito addirittura alla scomparsa del supporto fisico, perché oggi c'è lo streaming musicale, però se considerate quello che facciamo quasi tutti quotidianamente, cioè prendere l'autovettura per recarci in aziende, in ufficio, nella nostra attività,
e le vetture sono già dotate di sistemi in base a sistemi di condivisione dell'informazione tra sensori e attuatori da molti anni. Eppure noi non ce ne rendiamo neppure conto. In confronto con le vetture che ne erano prive, non è neanche possibile in termini di sicurezza e di comfort. Eppure, lavorando nel settore degli edifici tanti anni, ho spesso l'impressione che gli edifici siano rimasti un po' indietro. Adesso la transizione è in atto e probabilmente verrà anche accelerata da provvedimenti come direttive, leggi nazionali e viene considerata adesso apertamente anche nelle norme da qualche anno. Dobbiamo chiederci a questo punto se di fatto l'edificio digitale sia anche di per sé un edificio intelligente o no. In realtà non è esattamente la stessa cosa. L'infrastruttura digitale è sicuramente necessaria per ottenere un edificio intelligente, però non è di per sé sufficiente. E poi i dispositivi smart che realizziamo anche noi. Quindi sono i presupposti per avere i prerequisiti, se volete, per avere un edificio intelligente, però poi c'è qualcosa che dobbiamo fare in più. In particolare, ci piace questa definizione. Lo smart building per noi è un edificio, non è tanto un edificio che ha un'infrastruttura digitale o dei dispositivi smart, ma è un edificio che risponde, reagisce in maniera intelligente da un lato al variare delle esigenze delle persone che stazionano, che occupano l'edificio, e dall'altro al variare delle condizioni ambientali. Possono essere condizioni ambientali interne o esterne. Insomma, non basta avere gli strumenti che sono la rete digitale e i dispositivi, ma bisogna anche realizzare un progetto e un'applicazione che sia realmente intelligente. Faccio un esempio, che in realtà è un esempio elettrico, un po' per fissare nella mente di tutti che cos'è questa transizione da tecnologia tradizionale a tecnologia digitale. È elettrico, ma lo faccio intenzionalmente, anche se oggi probabilmente parliamo più a termotecnici, perché lo abbiamo in tutte le case. Quindi non bisogna essere dei tecnici per capire che il comando della luce da due punti in casa da decenni è fatto con due deviatori, dispositivi elettromeccanici che provvedono all'apertura e alla chiusura del circuito. Come si fa in tecnologia digitale, se volete, nella tecnologia attuale? Ma è una cosa un po' diversa, dobbiamo avere intanto due comandi, generalmente sono due comandi a pulsante, con un modulo di comunicazione, un'uscita che ha uno o più relè, anch'essa con un modulo di comunicazione, e poi la famosa infrastruttura digitale, che in sostanza è questo cablaggio di segnale che porta in giro l'informazione digitalizzata per l'edificio. Beh, una considerazione che potreste farmi facilmente è: ma se replichiamo in forma digitale delle funzioni di base come questa, è un po' discutibile la convenienza di questo passaggio da tradizionale a digitale, e non potrei neanche dare torto a chi fa questa considerazione. In realtà ci troviamo in un contesto molto più complesso. Negli edifici negli ultimi 2 decenni è cresciuto il numero di impianti tecnici da controllare, da monitorare, e è cresciuta sempre di più, anzi con un passo addirittura più veloce, la necessità di integrazione fra tutte queste funzioni e di funzionamento coordinato. Ed è in questa situazione che l'impianto di tipo tradizionale raggiunge i suoi limiti e la transizione verso l'impianto digitale è in realtà l'unica soluzione. Adesso vediamo qualche esempio centrato proprio sull'impianto termico. In particolare, prendendo spunto da quello che ha detto Marco a proposito di comfort, andiamo a vedere un esempio di controllo integrato delle condizioni interne in un edificio. Ci riferiamo per semplicità a un edificio residenziale. Marco vi ha già detto, ieri il comfort era probabilmente soltanto una temperatura gradevole nella stagione invernale, cioè riscaldamento acceso. Oggi ci troviamo di fronte a committenti che chiedono di avere non solo una temperatura gradevole, ma comunque in entrambe le stagioni, ma anche la corretta umidità dell'aria, anche una corretta differenza di temperatura fra interno e esterno, una distribuzione uniforme e tanti altri fattori. Non li ripeto perché ne ha parlato Marco. E in più il concetto di qualità degli ambienti interni o
sigla IQ secondo l'acronimo in inglese, è stato recepito anche una norma che poi è anche una norma nazionale UNI, la 16798, che affronta il tema del comfort degli ambienti interni, della qualità degli ambienti interni, secondo quattro dimensioni: il comfort termico, la qualità dell'aria, il comfort visivo e il comfort acustico. Ora, tre di queste sono colorate in verde perché sono quelle in cui l'automazione di edificio ha un contributo, contribuisce direttamente, nel comfort acustico solo indirettamente. E due di queste, quelle rappresentate superiormente, sono quelle che vediamo nelle slide successive, cioè il comfort termico e la qualità dell'aria. Per la verità, come costruttori di domotica, di dispositivi di domotica e di building automation, noi abbiamo cercato di aggiungere altri due punti a questo concetto di qualità degli ambienti interni. Uno è il comfort di utilizzo per l'utente finale, e il secondo è poi il nostro payoff, cioè la tecnologia incontra il design, vale a dire, non vogliamo offrire un compromesso al ribasso tra estetica e funzionalità, ma cerchiamo di offrire il massimo in entrambi i campi. Veniamo a un esempio, Marco lo ha già proiettato, un impianto piuttosto comune negli edifici residenziali di questi anni. Prevede un riscaldamento e un raffrescamento a pannelli radianti, in questo caso a pavimento. Prevede il rinnovo dell'aria con il recupero energetico, poi utilizzando i pannelli radianti anche per il raffrescamento estivo, deve prevedere un trattamento aria, prende la forma di sostanzialmente della deumidificazione, e poi per sopperire a dei picchi nelle due stagioni ha delle integrazioni al raffrescamento e anche delle integrazioni al riscaldamento. Qui l'abbiamo rappresentata solo con dei terminali a temperatura più elevata, degli scaldasalviette che riguardano prevalentemente i locali bagni. Ecco, normalmente dovremmo disporre diversi sistemi di controllo e monitoraggio per una di queste parti di impianto. Naturalmente questo è difficoltoso da molti punti di vista, non solo dal punto di vista economico, peraltro, ma anche per il fatto che questi sistemi non possono funzionare in maniera divergente, ognuno per conto proprio, ma bisognerebbe che funzionassero in maniera coordinata. E poi, tra l'altro, l'automazione dell'edificio prevede già altre funzioni, per esempio l'illuminazione o le schermature solari, e in qualche modo il controllo che andiamo a mettere su queste funzioni di impianto termico dovrebbe già comunicare in modo nativo anche con quelli. Aggiungo quindi a questo punto, alla parte più convenzionale di impianto, la parte di controllo e di supervisione. E qui la rappresento a partire da questa slide, sotto forma dei nostri dispositivi collegati. Non è uno schema, non è una rappresentazione rigorosa, è una rappresentazione semplificata. E abbiamo la linea in verde che raggiunge i diversi dispositivi di monitoraggio e controllo, che rappresenta il nostro cablaggio di segnale per lo scambio dell'informazione e diversi dispositivi dedicati alle diverse funzioni. Ecco, riportando tutto a un unico sistema e a dispositivi comunicanti fra loro, diventa possibile il controllo integrato delle condizioni interne. I requisiti che dobbiamo soddisfare sono diversi in tema di controllo, sostanzialmente partono dalle parti di impianto che noi abbiamo rappresentato, e dobbiamo garantire temperatura e umidità relativa della massa d'aria ambiente, dobbiamo controllarla, controllare la qualità dell'aria, anche la temperatura del fluido termovettore, se possibile, e noi ci siamo spinti in questa direzione, rispetto a tanti altri operatori del settore KNX, abbiamo considerato anche questo, e naturalmente poi possono essere richieste diverse modalità di regolazione, la più classica con compensazione climatica, ma essendo l'edificio, come ha peraltro già detto Marco, un sistema che adesso è fortemente isolato dall'esterno, abbiamo preso in considerazione anche non soltanto la compensazione con la temperatura esterna, quella tradizionale, ma una ritrattura rispetto alle condizioni che si verificano effettivamente negli ambienti. E qui vi do qualche dettaglio nelle slide successive. E poi una cosa che viene spesso richiesta è: ma io ho diversi sistemi e diverse parti di impianto, è possibile che devo commutare al changeover stagionale singolarmente tutti i sistemi? No, il metterli sotto l'unico
cappello, quindi del sistema di automazione d'edificio, permette di fare una commutazione con una sola operazione per tutti gli apparecchi di controlli e gli impianti coinvolti. Adesso mi focalizzo su alcuni degli aspetti di quello schema che era un po' articolato. Intanto il filo rosso di queste slide che vedrete è legato al termostato. Ve l'ho proiettato all'inizio per sottolineare il nostro payoff della tecnologia in control design. Qui andiamo più su aspetti tecnici sicuramente, però il filo rosso comincia un po' tutte le slide. E l'intenzione è dimostrare come un apparecchio smart, un apparecchio intelligente, collegato su una rete digitale possa svolgere una serie di funzioni, possa essere sfruttato in maniera multifunzionale. La funzione di base è quella di controllare l'emissione termica da parte dei terminali in ambiente, quindi per esempio in questo caso, nell'esempio che avevamo fatto, in combinazione con un attuatore multicanale, che è quello che vedete rappresentato a destra del collettore di distribuzione, andare a controllare gli azionamenti elettrotermici all'interno del collettore di distribuzione del pavimento e le valvole di zona, in particolare questa è una valvola stagionale per lo scaldasalpiente. Naturalmente il sistema è un sistema evoluto, quindi alla commutazione da riscaldamento a raffrescamento la valvola stagionale si porta in chiusura automaticamente, quindi non dobbiamo più preoccuparci di particolari accorgimenti per non mandare acqua fredda, acqua refrigerata all'interno dello scaldasalpiente. E poi ho rappresentato un altro particolare, i termostati hanno degli ingressi configurabili, quindi per esempio si può già predisporre una funzione di protezione dalla formazione di condensa sulle superfici raffrescate mediante una sonda collegata a uno di questi ingressi, configurato a questo scopo. Non è però la protezione più performante, è una protezione che interviene quando la formazione di condensa in fondo è già iniziata. Ma adesso vi illustro una forma di prevenzione della condensa sicuramente più performante. Abbiamo preso l'iniziativa nella parte iniziale di questo progetto di non controllare solamente la temperatura della massa d'aria ambiente, quindi di fare il controllo per zona o per singolo ambiente, ma di controllare anche la temperatura del fluido termovettore, perché comunque siamo consapevoli che in molte abitazioni è necessario, per via dei terminali che si scelgono, avere due temperature del fluido differenti. Quindi abbiamo sviluppato questo controllore, che vedete rappresentato, che può andare a controllare un gruppo di miscelazione e quindi gestire una valvola miscelatrice, un circolatore, di acquisire una serie di temperature che possono essere quella esterna dell'edificio per fare la compensazione climatica, ma anche quelle di mandata e ritorno dall'impianto. Mandata e ritorno in questo caso diventa anche possibile intervenire sulla base delle condizioni che ci sono effettivamente nell'ambiente, perché sappiamo quanto bene sta scambiando il fluido con l'ambiente. Ecco, questo controllore funziona in maniera coordinata con una serie di termostati ambiente, fino a 16 zone diverse. E che cosa intendo in maniera coordinata? Intendo in fondo questo. Il termostato ambiente rileva, misura sia la temperatura che l'unità relativa della massa d'aria. Di conseguenza è in grado di calcolarsi per ogni zona o ambiente la temperatura di rugiada. E la può comunicare al controllore centralmente. Quindi all'avvicinarsi delle condizioni potenzialmente critiche per la formazione di condensa sulle superfici raffrescate, avviene una ritrattura della temperatura di mandata da parte del controllore o del gruppo di miscelazione, e quindi questa è una strategia sicuramente preventiva rispetto alla formazione di condensa sulle superfici raffrescate, preferibile a quella puramente, chiamiamola hardware, costituita dalla sonda anticondensa collegata al termostato. E tutto questo è reso possibile dall'avere la rete di segnale, che comunica e può lavorare in maniera coordinata. E Marco ha accennato al tema del rinnovo dell'aria, del rinnovo e del trattamento dell'aria. E sappiamo che è diventato un tema a partire dalla direttiva del 2002, che poi una volta recepita imponeva certi isolamenti sia le superfici opache che quelle trasparenti, è diventato un tema attuale e sappiamo che o lo risolviamo con un'apertura
manuale di porte e finestre o lo risolviamo attraverso un impianto di ventilazione meccanica. Ora, per motivi di classificazione energetica dell'edificio, sappiamo che ormai ci si sta orientando verso gli impianti di ventilazione meccanica controllata. Ecco, come a questo punto integriamo tutto questo nel sistema di automazione dell'edificio? Beh, è possibile ed è possibile fare un controllo in molte modalità diverse. Qui ne ho presentate alcune. Innanzitutto, in questa slide ci concentriamo sul solo rinnovo dell'aria. Il comando può anche essere manuale o può essere temporizzato a fasce orarie, però sappiamo che i regolamenti del 2014 dell'Unione Europea, quelli sulla certificazione delle unità di ventilazione meccanica controllata, privilegiano un controllo in base ai parametri ambientali. Quindi la parte destra del box, il controllo automatico in funzione della presenza o addirittura in funzione della qualità dell'aria, andando a rilevare con un dispositivo collegato alla rete domotica la concentrazione, ad esempio, della CO2 o dei composti organici volatili, organici totali. E, tra l'altro, queste modalità di controllo non sono mutuamente esclusive con loro, ma si possono sommare. E tra l'altro, questi dispositivi che ho rappresentato, collegati alla rete di segnale, alla rete KNX, non sono neppure utilizzati in modo esclusivo per questa funzione, il che è un'altra dimostrazione della possibilità di utilizzare dispositivi intelligenti in maniera multifunzionale. E, si va verso il concetto, come scritto, VCV, cioè della ventilazione in funzione dell'effettivo fabbisogno, man mano che ci si sposta dal controllo manuale verso quello automatico. Questo è un esempio più complesso e torniamo al termostato ambiente che ho rappresentato prima. Abbiamo una macchina più complessa perché in abbinamento al raffrescamento, al riscaldamento e al raffrescamento radiante pavimento si prende in carico anche i compiti di deumidificazione e di integrazione, che può essere solo estivo o anche invernale, cioè della parte sensibile quindi del calore. Beh, lo stesso termostato che abbiamo utilizzato per controllare l'emissione termica dei pannelli radianti pavimento o delle scaldasalbiette può anche agire in questo caso da regolatore a soglia per la batteria di deumidificazione, perché comunque rileva l'unità relativa e a quel punto è in grado, in base al set point che è stato impostato, di andare ad attivare la batteria di deumidificazione. Non è necessario aggiungere degli altri sensori o dispositivi per effettuare questa funzione. Quindi vantaggio del controllo integrato delle condizioni ambientali interne con un sistema domotico. Aggiungo una cosa che non fa riferimento diretto all'esempio essenziale che abbiamo visto, ma che comunque è possibile fare sempre con lo stesso termostato che è rappresentato al centro, e possiamo avere un impianto nel quale abbiamo due diversi terminali, li possiamo utilizzare in maniera combinata e coordinata in entrambe le stagioni, se lo vogliamo, come definendo un impianto primario e uno secondario. Qui l'esempio ha pannelli radianti e un ventilconvettore. Sappiamo che se utilizziamo un sistema radiante con massetto, questo può avere una sua inerzia e quindi all'avvio del sistema non offrire immediatamente le condizioni di comfort desiderate. A questo punto lo stadio ausiliario in effetti può intervenire nella fase iniziale, prendendosi in carico il trattamento dei carichi sensibili, e cederlo alla parte radiante soltanto quando la differenza tra la temperatura rilevata e quella desiderata permette al solo sistema primario, quindi i pannelli radianti, di contrastare i carichi sensibili. Lavora ovviamente lo stadio ausiliario con un offset in modalità automatica di fatto, con un offset che è configurabile rispetto al set point di temperatura che è impostato per lo stadio primario, in questo caso per il pavimento radiante. E tra l'altro questa modalità può essere anche impostata differentemente considerando estate ed inverno, o addirittura si può utilizzare un solo sistema in una stagione e entrambi i sistemi nell'altro, quindi c'è massima flessibilità. Ancora una volta però non dobbiamo aggiungere della logica né un altro apparecchio, perché questa funzione è presa in carico dallo stesso termostato ambiente che avete visto nelle slide precedenti.
vado verso la conclusione di questo esempio dicendo che naturalmente supportiamo anche il controllo tramite comandi vocali. Diciamo che è nato qualche tempo fa con un semplice gadget, anche noi l'abbiamo considerato tale nel primo periodo, però poi in effetti adesso la domanda sta crescendo e viene supportata anche la funzione di controllo climatico, e probabilmente è dovuto al fatto che c'è una grande facilità di utilizzo anche da parte delle persone che non hanno una grande familiarità con la tecnologia. A questo punto lancerei il secondo sondaggio, Alessia. Perché? Perché il mondo del controllo dell'edificio, dell'automazione dell'edificio, non finisce con l'impianto di per sé, con le funzioni di controllo e monitoraggio dell'impianto termico. Anzi, è nato in realtà nelle funzioni più vicine al comparto elettrico, e però abbiamo tutta un'altra serie di funzioni. Il vantaggio di avere tutto integrato, tutto comunicante in modo nativo, è che non dobbiamo preoccuparci di avere diversi sistemi, ma a questo punto anche una supervisione di edificio può lavorare con un unico dispositivo, può per esempio in questo caso con una app su dispositivi mobili come smartphone o tablet, oppure può esserci un touchscreen a parete che concentra tutto il comando e controllo, ma è una soluzione fortemente integrata. Roberto, guarda, ti ho lanciato nel frattempo il sondaggio, così possiamo valutarne. Sì, guarda, lasciamo ancora qualche secondo. Naturalmente siamo interessati a conoscere in questo caso l'apprezzamento vostro come tecnici, ma anche dei vostri clienti verso soluzioni di questo tipo, verso soluzioni quindi che permettano un controllo e monitoraggio dell'impianto con strumenti adeguati ai tempi, insomma, perché oggi l'utilizzo del cellulare è esteso a tantissime cose anche diverse dal controllo dell'edificio. Perfetto, allora guarda Roberto, chiuderei il sondaggio, ti condivido i risultati. Sì. Il 54% dice che il controllo e il monitoraggio delle funzioni termiche sono funzioni utili da implementare in qualunque impianto, ecco, tramite le app o controllo vocale. Poi c'è il 30% utili, soprattutto a livello residenziale, un 3% non necessarie e un 13% diciamo un gadget interessante ma non effettivamente utile, quindi necessario. Okay, è comunque un altro riscontro che penso molto confortante, nel senso che più della metà delle persone lo ritiene comunque non semplicemente un gadget, ma qualcosa di effettivamente utile. Tra l'altro pensiamo soltanto a che cosa potrebbe essere in prospettiva, magari il giorno in cui verranno visualizzati anche a vantaggio di utenti finali, i consumi, le statistiche che poi sono quelle che si traducono in aspetti monetari per l'utente finale dell'impianto. Quindi lo ritengo, diciamo, sommando chi lo ritiene già utile per l'impianto termico, utile in senso generale, abbiamo un buon 84%, quindi è sicuramente un riscontro molto, molto confortante. E torno a una slide che avevo proiettato all'inizio. All'inizio l'avevo proiettata da sinistra verso destra, avevo fatto vedere il termostato e poi l'avevo espanso verso le sue caratteristiche tecniche. Ma a questo punto, dopo gli esempi che abbiamo visto, mi chiedo se in realtà non siamo partiti più dalle caratteristiche tecniche per poi integrarle in un dispositivo con un'estetica pregevole. E lascio a voi questa considerazione. Ovviamente sono due processi che sono stati percorsi in parallelo fra loro durante lo sviluppo del prodotto. Ora vengo a un tema attuale, non potremo svolgerlo in grande dettaglio per via del tempo, però è un tema molto attuale che tra l'altro lega l'impianto termico e l'automazione dell'edificio, che è questa opportunità offerta dal super bonus 110%. Allora, non sto a ripetere delle cose che probabilmente chi si occupa di impianti termici conosce bene, anzi ha affrontato in anticipo rispetto a molti altri interlocutori tecnici. Sapete del decreto rilancio, sapete che c'è questa aliquota aumentata con certe condizioni. Quello che è anche chiaro a molti, ma magari potrebbe non esserlo a tutti, è che sotto certe condizioni anche l'adozione della building automation
viene considerata un intervento che può avere detrazione del 110%, con due condizioni però, una condizione fondamentale che sia il servizio dell'impianto termico. E si tratta di un intervento trainato e non trainante. Questi termini dovrebbero già essere molto chiari a tutte le persone che partecipano a questo webinar. E che cosa comprende? Allora, fornitura e posa in opera dei sistemi di billing automation, purché al servizio di impianti termici. Quindi c'è questa chiara convergenza in questo provvedimento, e non è neppure casuale, tra i sistemi di automazione di edifici e l'impianto termico. Che cosa non comprende? Comprensibilmente non comprende i dispositivi per interagire da remoto, cioè non ci si può comprare i telefoni cellulari, i tablet o i personal computer, che pure funzioneranno insieme ai sistemi di billing automation, ma comunque questi sono esclusi dal provvedimento. Naturalmente questo provvedimento riguarda, ma questo anche questo secondo me dovrebbe essere chiaro a tutti, gli edifici esistenti, interi o singole unità immobiliari. Vediamo in sequenza quali sono i prerequisiti, i requisiti e i limiti dell'intervento di billing automation. Allora, intanto i prerequisiti sono che bisogna attuare almeno un intervento trainante e, come sapete, che deve consentire almeno il miglioramento di due classi energetiche dell'edificio, oppure il passaggio alla classe più elevata, se uno era già in classe molto elevata, la penultima. Per quanto riguarda la building automation di per sé, dobbiamo andare a gestire impianti di riscaldamento di acqua calda o di climatizzazione, quindi ecco qua il richiamo al fatto che devono essere al servizio dell'impianto termico, e la tecnologia deve essere, ecco questo è un punto che su cui adesso faccio una precisazione, deve essere una tecnologia rispondente almeno alla classe D della norma UIN 15232. Chiudo questa parte, poi ritorno sulla 15232, dicendo quali sono i limiti di questo intervento. Intanto la spesa specifica massima ammissibile è stata fissata in 50 euro al metro quadrato. Questo per la funzione di billing automation al servizio dell'impianto termico. Però vi posso dire che è assolutamente adeguata a realizzare le funzioni che avete visto in precedenza. Poi c'è un limite più complessivo, che è quello della detrazione massima prevista, ed era quello già previsto dalla legislazione vigente in 15.000 euro. Però diciamo che stiamo all'interno dei limiti di ragionevolezza. Quali funzioni devono essere realizzate? Mostrare i consumi energetici, mostrare le condizioni di funzionamento corrente dell'impianto e anche la temperatura di regolazione. Qui richiamo il fatto che avete a disposizione con un sistema come quello che avete visto prima, non soltanto i dati riguardanti la temperatura della massa d'aria ambiente, più i relativi set point, ma anche quella dei fluidi termovettori. E terza, consentire l'accensione, lo spegnimento e la programmazione temporale degli impianti da remoto, e qui naturalmente è necessario aggiungere ai dispositivi un sistema di supervisione. Quindi il richiamo nell'immagine che vedete a destra è chiaro. Ecco, si tratta alla fine delle stesse tre funzioni richieste dal cosiddetto ecobonus domotica, che è preesistente al superbonus 110%. Era stato introdotto dalla legge di bilancio nel 2015 e poi rinnovato. Rispetto all'ecobonus domotica, però, il superbonus ha introdotto questo riferimento preciso alla norma UIN 15232. Allora, vediamo che cosa. Beh, la norma, sapete che è una norma che non è neppure particolarmente nuova, perché c'è da 13 anni, è già stata revisionata, credo l'ultima pubblicazione è stata nel 2017, e serve a valutare in fase di progetto il risparmio di energia che si può ottenere adottando livelli crescenti di automazione dell'edificio. Quindi già questa norma metteva in collegamento la prestazione energetica dell'edificio con il livello di automazione d'edificio adottato. Quindi era una norma addirittura un po' in anticipo rispetto a questa transizione dall'impianto tradizionale a quello digitale. Aggiungo anche un fatto che in fondo non è particolarmente nuova, nel senso che anche il decreto requisiti minimi di 6 anni fa prevedeva per gli edifici non residenziali almeno un livello di automazione corrispondente alla classe D secondo UIN 15232. Questo sia per gli edifici di nuova costruzione che per quelli sottoposti a ristrutturazioni di primo livello.
Quindi complessivamente non è un requisito nuovo, però dove sta il però? Il però sta che la formulazione dentro il provvedimento di questo periodo fa sì che la maggior parte delle persone che si mette in contatto con noi ci pone questa domanda: ma i vostri dispositivi sono certificati in classe B secondo questa norma? E la norma non è una norma di prodotto, quindi non si possono certificare i prodotti in classe B. E per coloro fra di voi che l'hanno utilizzata, non è una novità che ci siano delle tabelle, e sono delle tabelle di funzionalità. Quindi io ottengo la classe D se scendo all'interno di ogni punto, per esempio il controllo di emissione o il controllo della temperatura dell'acqua nella rete di distribuzione, scendo abbastanza in basso nel livello, se vogliamo in alto da un altro punto di vista, nel livello di funzionalità, che a un certo punto mi trovo nella colonna per essenziale, per il nome essenziale corrispondente alla classe B. In altre parole, dobbiamo almeno fare, per quanto riguarda il controllo dei terminali in ambiente, quindi dell'emissione, un controllo automatico di ogni ambiente con comunicazione. Quindi termoregolazione indipendente per singolo ambiente o zona, con un sistema bus, quindi con un sistema che sia comunicante. Mentre invece per il controllo della temperatura dell'acqua, il secondo esempio che ho riportato, la classe B in realtà si raggiunge già la classe A, perché il requisito, la funzionalità 1, cioè la compensazione con la temperatura esterna, non è sufficiente, ma il controllo basato sulla richiesta termica fa raggiungere addirittura la classe A e di conseguenza anche la classe B. Quindi l'esempio vuole semplicemente dire che non ci sono prodotti certificati, in realtà la classe B si raggiunge con una combinazione di scelte di dispositivi e di funzionalità. In questo senso è stato un fraintendimento causato più dalla formulazione del provvedimento, dalla frase, che non dal contenuto della norma. E concludo con due brevi accenni. Intanto il fatto che la Building Automation è inserita sempre maggiormente nei provvedimenti, che siano direttive, che siano leggi di recepimento delle direttive o norme. La Building Automation comincia a far parte della dotazione che dovrebbe essere standard di ogni edificio. Ho preso una direttiva che riguarda molto da vicino le persone che sono oggi collegate, cioè la direttiva sulla prestazione energetica degli edifici, la APBD, che ha cambiato a partire dal 2002 e dal recepimento nazionale il modo di progettare e di realizzare gli edifici, ha avuto tanti impatti diversi. Ecco, è stata rivista due volte, la prima volta nel 2010 e la seconda volta nel 2018. Nel 2010, quelli che la direttiva chiama sistemi tecnici per l'edilizia, li chiamerei semplicemente impianti, erano ancora questi cinque che vedete rappresentati. Ma la revisione del 2018 porta delle novità interessanti legate alla Building Automation. Cioè compaiono due sistemi nuovi, che sono appunto automazione e controllo dell'edificio, e produzione di energia elettrica in loco. Evidentemente questo ultimo non vi sfugge, perché si sta andando verso la trazione elettrica con gli automezzi, ma l'importante è che l'automazione e controllo dell'edificio è richiamato esplicitamente in questa direttiva che è già stata recepita anche a livello nazionale con un decreto a metà dell'anno scorso, il decreto 48, e noi siamo estremamente contenti come costruttori di dispositivi di Building Automation. Non è un riconoscimento semplicemente formale, ma in effetti la Building Automation sta assumendo la stessa dignità degli altri impianti di edificio. E non è l'unico richiamo, perché poi per gli edifici non residenziali addirittura la direttiva prevede una dotazione obbligatoria, certo, a partire da una certa taglia di edificio, cioè deve avere una potenza installata per il riscaldamento o riscaldamento e ventilazione superiore a 290 kW, si tratta di edifici non residenziali, ma traccia anche la strada per gli edifici residenziali, perché non costringe a nessun obbligo, ma indica che comunque anche gli edifici residenziali dovrebbero essere dotati di funzionalità di monitoraggio elettronico e di regolazione adeguati ai tempi fatti con sistemi di Building Automation. C'è anche un impatto sull'attività, diciamo, quotidiana, regolare, perché gli edifici che soddisfano le due condizioni viste prima possono essere esentati dai requisiti del paragrafo 1. Paragrafo 1 riguarda le ispezioni periodiche,
degli impianti di riscaldamento o di quelli combinati a riscaldamento e ventilazione. Quindi ha già un effetto, il dotare l'edificio di Building Automation ha già un effetto concreto. E poi introduce un indicatore, l'indicatore SRI, che inizialmente avevamo tradotto un po' tutti come l'indicatore di intelligenza, di predisposizione intelligente degli edifici, ma in realtà è proprio prontezza, come è stato indicato in inglese, readiness, perché poi viene spiegato che questo indicatore deve valutare la bontà di un edificio nell'adeguarsi alle esigenze di chi lo occupa, nel facilitare la manutenzione, l'efficienza nel funzionamento e anche nell'adattarsi per quanto riguarda gli aspetti elettrici alle condizioni della rete di distribuzione dell'energia. E questo indicatore è un indicatore che ormai è stato definito, non è per ora obbligatorio, però anche questo ci indica la strada che l'Unione Europea con le direttive e anche il legislatore nazionale prenderà, ha dei criteri e ha degli impianti che vengono considerati all'interno di questo indicatore. Ovviamente è un indicatore che così a prima vista sembrerebbe andare a completare l'indicatore puramente numerico che c'è nell'attestato di prestazione energetica attualmente. Tant'è vero che la Commissione, in questo caso europea, ha dato delle indicazioni recentemente in questo senso. Dove le ha date? Nel cosiddetto piano Renovation Wave, cioè l'Unione Europea in sostanza è partita da un punto fermo che il terzo del parco immobiliare ha più di 50 anni. Molti edifici sono stati costruiti prima del 1960 e le ristrutturazioni procedono molto a rilento. E a questo punto ha avviato e oltretutto tre quarti sono inefficienti dal punto di vista energetico. A questo punto la Commissione ha avviato questo piano, il Renovation Wave, ottobre dell'anno scorso, punta a raddoppiare il tasso di ristrutturazione degli edifici con l'obiettivo entro 10 anni di ristrutturare 35 milioni di unità immobiliari. E in fondo l'Unione Europea, o meglio la Commissione, che cosa ha preso atto di una cosa? Le direttive sulla prestazione energetica di edifici hanno avuto un ottimo impatto sugli edifici di nuova costruzione, ma un impatto estremamente limitato su quelli esistenti, che sono la maggior parte del parco immobiliare esistente. Ecco, la Renovation Wave ha un certo numero di azioni, sottolineo questa, cioè la ristrutturazione deve essere strumentale a ottenere degli edifici intelligenti e oltretutto a integrare le rinnovabili e a consentire la misurazione dei consumi di energia, un tasto sul quale l'Unione Europea batte particolarmente. E viene citato anche l'indicatore della direttiva, e con questo concludo, viene sottolineata l'importanza, questo non basterebbe, ma la Commissione ha anche intenzione di proporre ai legislatori nazionali di aggiornare il quadro in tema di certificazione energetica degli edifici, quindi processo che produce l'attestato APE in Italia, tenendo conto delle tecnologie intelligenti e di quelle di misurazione. Quindi è una traiettoria che è tracciata e ci conferma che insomma, questa transizione non è un aspetto superfluo, ma è effettivamente dettato da motivi concreti di efficientamento del parco immobiliare. Io con questo concludo, forse ho sforato di qualche minuto, e vi ringrazio ovviamente per l'attenzione e siamo a disposizione per rispondere a domande. Grazie Roberto, grazie mille per la tua presentazione. Sì, qualche domanda è arrivata, quindi io te le farei così rispondiamo anche a chi ci ha ascoltato. Allora, Alessandro dice che utilizza Control 4, è un integratore e distributore di sistemi e utilizza Control 4 e ha visto che i controlli per l'utente non si adattano alle scatole 503. Roberto, ci sei? Sì, Ok, ci sono. perfetto. Dice che i controlli per l'utente non si adattano alle scatole 503, quindi ha difficoltà a produrre questi prodotti perché non si adattano alla serie civili italiane. C'è qualche soluzione per questo problema? Che cosa Sì, possiamo fare? ci sono delle soluzioni anche al nostro catalogo. Ovviamente, noi abbiamo, oltre che scegliere uno standard globale, abbiamo scelto in un certo senso anche una modularità globale, perché quella quadrata permette di
esportare su tutti i mercati. Ricordiamoci che purtroppo il mercato italiano è legato a una modularità diversa da quella di tutti gli altri mercati, che è quella della scatola rettangolare. Lui ha citato una sigla che è un nome depositato, diciamo, io la chiamo scatola rettangolare a tre posti a standard italiano, per essere precisi. Sul nostro catalogo, come peraltro anche su quello di altri costruttori KNX, esistono delle soluzioni. Chiaro che sono delle soluzioni che magari possono piacere meno al cliente finale rispetto alla modularità quadrata, però esiste comunque questa possibilità. Peraltro vi dico che nelle nuove costruzioni e nelle ristrutturazioni importanti, il tema della predisposizione tonda, della scatola tonda rispetto a quella rettangolare, non è così drammatico, assolutamente, anzi troviamo piena disponibilità da parte dei nostri interlocutori a adottare la predisposizione rotonda. Chiaramente nel caso di ristrutturazione può essere un pochino più vincolante. Grazie Roberto. Allora, Vittorio chiede come avviene il collegamento tra i vari dispositivi. Probabilmente magari ne hai parlato poi nelle slide. Sì. Si potrebbe pensare a un collegamento tra dispositivi tramite wireless? Ma sì, è una direzione che sicuramente nei prossimi anni verrà presa. C'è da dire però che se consideriamo un impianto che ha solo una o due funzioni, il wireless, e consideriamo soprattutto le ristrutturazioni, il wireless è sicuramente un'ottima soluzione. Ma quando consideriamo un impianto che deve offrire un numero molto elevato di funzioni, in realtà riempire un'abitazione di dispositivi che comunicano in wireless non è proprio una soluzione consigliabile. Per ragioni che potete facilmente immaginare. E quindi l'infrastruttura costituita dal sistema cablato è sicuramente la soluzione migliore. Tra l'altro il wireless comporta anche un altro tema da non sottovalutare, che è quello dell'alimentazione dei dispositivi, mentre invece il sistema cablato provvede anche all'alimentazione della parte elettronica dei dispositivi. Ecco, riguardo agli aspetti fisici di collegamento, un cavo a due conduttori utilizza una tipica guaina in colore verde, per quello che poi negli schemi la rappresentiamo in colore verde, e ecco, è in realtà un vero e proprio sistema di installazione, perché è l'insieme di un morsetto standard che c'è sui dispositivi e di un cavo a due conduttori realizzato a questo scopo. Grazie. Claudio chiede se, a parte il super bonus, la building automation ha agevolazioni fiscali nel caso fosse realizzata singolarmente. Intanto richiamo il fatto che l'ecobonus domotica è stato, pur non essendo un provvedimento strutturale, è stato però confermato da diverse leggi di bilancio successive. E poi ricordiamoci che in caso di sostituzione dell'impianto termico esiste la possibilità ulteriore, in questo caso non con un'aliquota di detrazione così generosa come il 110%, però di arrivare al 65% nel caso di adozione di sistemi cosiddetti di termoregolazione evoluta, e questa è una possibilità che c'è già da tempo. Trovate una guida completa a questo proposito sul sito di Enea. Grazie. Poi Mirko chiede se è possibile con il KNX gestire una centrale termica compresa la cascata dei generatori. No, il sistema KNX non è un sistema di controllo della centrale termica, ci sono diversi motivi sia di natura tecnica che di altra natura. È un sistema che prende in carico le funzioni di regolazione secondaria, quindi la regolazione di ambiente o zona, e poi noi ci siamo messi un po' a cavallo, nel senso che raggiungiamo in realtà anche il blocco, se consideriamo i classici tre blocchi, generazione, distribuzione ed emissione, ci siamo messi un po' a cavallo dell'emissione e della distribuzione con il controllo dei gruppi di miscelazione e dei gruppi di rilancio. Ok, guarda, ti faccio l'ultima domanda Roberto, sì. Poi ne sono arrivate tante, e quindi a tutti coloro che ci stanno ancora ascoltando posso dire che risponderemo a tutte le domande che sono arrivate e caricheremo poi tutte le risposte sul nostro sito nella pagina dei Coffee. Trovate poi come sempre domande e risposte a tutte quelle che sono arrivate, quindi quelle che non siamo riusciti a rispondere in diretta le avrete poi direttamente sul sito. Ti faccio l'ultima. Domenico chiede se i dispositivi bus che abbiamo visto nella presentazione sono configurati in fabbrica o in cantiere.
Ah, ecco, questo non ho toccato questo argomento anche per i limiti di tempo. I dispositivi quando escono dalla fabbrica sono indifferenziati. In altre parole, sono tutti uguali. Vengono configurati in cantiere, qualche volta anche a banco, se uno è particolarmente ben organizzato dal punto di vista logistico. Perché? Perché poi in realtà ogni prodotto va personalizzato, quindi deve ricevere un indirizzamento. Quindi deve avere la possibilità di essere individuato singolarmente sulla rete di segnale, quindi deve essere indirizzato, e deve essere configurato, cioè o parametrizzato, quindi deve ricevere i parametri, per esempio i set point, banalmente di temperatura, per lo specifico impianto e per la specifica applicazione. E approfitto a questo punto per dire anche che questa rete di specialisti che vi ho accennato, da cui vi ho accennato all'inizio, che sono più di 96.000 a livello mondiale, sono proprio le persone che fanno la messa in servizio, diciamo, la configurazione dei dispositivi, la messa in servizio, spesso anche il progetto della parte domotica dell'impianto e anche la manutenzione post-vendita. Queste erano attività che nella fase iniziale di questi sistemi, diciamo gli anni 90, venivano fatti dai tecnici delle aziende. Ma oggi si è creato questo settore grazie a questi specialisti che tra l'altro sono formati e qualificati per fare questo mestiere, formati e qualificati nei training center KNX. Questa rete è distribuita su tutto il territorio nazionale. Sono noti un po' nel nostro settore come i KNX partner. Sono o integratori di sistema anche, sono particolarmente importanti per consentire a tutta la filiera di lavorare in maniera molto snella. Perfetto, grazie mille Roberto. Io Ringrazio voi. a nome di Calessi, a nome di Equinex, a nome nostro, cioè, voglio ringraziare tutti coloro che hanno partecipato, che ci hanno seguito fino adesso. Abbiamo sforato un po' i tempi, però questo era un argomento molto importante. Poi per noi era la prima volta che lo affrontavamo grazie alla collaborazione con Equinex, quindi insomma, se ci è sembrato giusto dare il tempo, ecco, che servisse. Vi volevo ricordare che se volete ci potremo vedere il prossimo appuntamento col Coffee with Calessi, giovedì 22 aprile, sempre alle 11. Parleremo di sicurezza ed efficienza negli impianti idrici delle strutture ricettive. Quindi ci concentreremo su acqua calda sanitaria, sottolineando un po' tempi, temperature, portate adeguate per avere un buon comfort di utilizzo, ma parleremo anche di sicurezza, quindi richiameremo i temi della prevenzione, del ristagno idrico, del rischio di scottature e della legionella. Sono temi che abbiamo già affrontato nei precedenti webinar, qui daremo un taglio particolare dedicato agli hotel e alle strutture ricettive. Grazie a tutti, grazie per aver preso questo caffè con noi, al prossimo coffee. Buona giornata. Grazie. Grazie e buona giornata. Grazie, arrivederci.